poi vedessi i ragazzi come sono cresciuti Alessia e Lia, non li riconosceresti più, sai? Perché non sei qui? Io lo sento sempre, sai? Il giardinetto dell'orto che stride. Tu che apri piano la porta. Appendi il giaccone. Una volta finita la seduta, lei si reca qua sotto. C'è un negozio, un'armeria. Lei sceglie il modello che più le aggrada e una volta comprata la rivoltella si spara. Marina, te l'ho mai detto che ti voglio bene? Ogni giorno. Ma gli hai dato i soldi? Tutti! Tutti! Allora te lo puoi dimenticare, Antonio. Ma tu abiti qui vicino? Quella casa rossa che c'è là dietro è casa mia. Ah, quella. E tu? Io proprio qua, qua dietro sto. E allora siamo vicini di casa. Sta ancora male tuo padre? Devi andare al lavoro domani? Mi tocca. Ti tocca? Posso anch'io. Risponde. Ho telefonato a tutti gli amici, nessuno l'ha visto né sentito. Come fai a dire una cosa così? Di che cosa avete parlato l'altro giorno? Nulla di importanza. Non è vero. Dopo era nervoso. Credi che non mi parli mai di quello che fa a Napoli? Tutto lo devi scordare quel nome. Non sono affari che ti riguardano. E tu devi stare tranquilla. Nessuno si starebbe a fare del male a Giuseppe, sanno tutti che è il tuo fidanzato. E io chi sarei? La figlia di un uomo che non può neanche mettere piedi in Italia. E perché non dovrebbero fargli del male? Per rispetto nei tuoi riguardi. Senti, non ti rischiare perché ti... Cioè, gli spezzeresti il cuore.